Ciao a tutte e benvenute, nuovo video di progetto smaltimento. Oggi è il terzo video che registro perché stranamente ho tempo, 9 febbraio, finalmente riesco a registrare un po' di video ed è un video che metterò online il 14 febbraio perché ufficialmente questo video parte, questo progetto parte ufficialmente il 14 febbraio. Il progetto si chiama Uno per Tutte e consiste nel bucare 6 prodotti, uno per categoria. Io comunque sono prodotti che già utilizzo, anzi due in particolare, sono prodotti che spero da tanto di portare avanti. Uno mi sta servendo ultimamente, quindi lo sto utilizzando. È un progetto appunto che consiste nel bucare 6 prodotti, ovvero una cipria, un blush, una terra, un illuminante, un ombretto in palette e un ombretto mono. Direi di partire subito con il video, mi sta pizzicando il naso. Allora, primo prodotto appunto una cipria. Quella che ho scelto è questa qui, la Mattifying Compact Powder di Essence, che ho nella variante 02, acquistata a settembre 2018, un paio di 24 mesi, quindi finire a settembre, di regola dovrebbe finire a settembre 2020, quindi io questa è una cipria che sto cercando di usare. Come vi ho detto anche in altri video, ho una filza di ciprie, ma questa praticamente la sto utilizzando in questo, soprattutto in questo periodo, perché sto usando dei campioncini un po' chiari, e usandola praticamente si è rotto la confezione. È una cipria comunque che non mi dispiace su oggi anche, perché appunto un campioncino, ho dei campioncini un po' più chiari. Io queste ciprie colorate le utilizzo appunto per andare o a uniformare su una BB cream oppure su un campioncini molto chiari. Sì, solitamente è questo. Quindi la cercherò. Quindi l'obiettivo è quella di bucarla. Infatti, in questo video, praticamente, questo progetto, le regole sono quella di bucare un prodotto per categoria e nell'eventualità io uno di questi dovessi bucarli, potrei passare ad un altro prodotto. Però questa, siccome io ne ho un'altra sempre fatta così, che è quella di Bottega Verde, la cipria compatta che purtroppo Bottega Verde non fa più, però questo, insomma, magari finisco prima quella e poi apro quella, quindi o vediamo, insomma, come mi girerà durante l'anno. La cipria appunto è questa e la sto usando. Poi blush, un blush che il blush che ho deciso di inserire è un blush che conoscete perché l'avevo messo anche nel progetto Avengers Project Pan lo scorso anno, ed è questo qui, il blush di Bottega Verde. Questo è acquistato a gennaio 2011. Io ancora non sono riuscita a fare un buco, pur avendolo usato tantissimo. Un blush comunque forse dalla polvere finissima, come potete vedere. Ho toccato prima una registrato un video sulla palette, toccato il nero, quindi mi sono quacchiate le mani. Praticamente è un blush, come potete vedere, che ancora si vede la trama. Sto cercando di provare altri pennelli, magari un po' che prendono un po' più di prodotto, così, insomma, da poterlo utilizzare. L'ho messo anche su oggi, ma non so cosa si possa vedere perché ho una luce gialla, una luce bianca, non so. Cambi di colore. Comunque, cercheremo di bucarlo. Insomma, l'idea è quella di finirlo questo blush. Insomma, ne ho diversi, poi comunque questo è molto vecchio. La terra che ho scelto di inserire è una terra che io ho da aperta a 5 anni. No, gennaio 2015. Vabbè, è una terra che è anche una mini Italia, ed è questa qui, la Chocolate Soleil nella versione Medium Deep, che avevo comprato tanti anni fa a Milano in una confezione che aveva fatto Too Faced per Natale, era un autoregalo di Natale. È scavata, non so se si vede, perché quando utilizzo la terra io uso questa, ne ho qualcun'altra, però questa è quella. Tra l'altro il colore che mi sta bene è quello più adatto anche al mio colorito di pelle, ma non riesco a bucarla perché il passaggio della terra io lo faccio solitamente quando faccio un bel trucco e quindi applico la terra, ma a volte anche quando faccio il bel trucco mi scordo il passaggio della terra. L'illuminante me lo ricordo, ormai è diventato passaggio obbligatorio, però questo
Questa me la scordo, anche perché comunque la metto, cioè la uso solo per definire, la metto solo qui sulla fronte, appena accennato qui, e poi per scolpire i lati del viso e del naso, appena appena, insomma, quanto ne vuoi mettere. Però appunto l'obiettivo è quella di bucarla. L'illuminante che ho scelto fa parte, è un illuminante dorato, perché nel progetto 2020 ho scelto un illuminante freddo, mentre in questo progetto, appunto, dovendo mettere un illuminante, ho detto almeno cambiamo colore, e ho scelto quello che è all'interno di questa palette, la The Glow Must Go On, che è una palette che faceva parte di un'edizione limitata che Essence aveva fatto, come potete vedere, con le blogger Beauty Secret. Io avevo scelto questa, che all'interno, fatta così, ha queste cialde. Questa qui in realtà non è un illuminante, è un bronzing, è un bronzer, ma siccome io questo tipo di prodotto su tutto il viso non lo applico, l'ho sempre utilizzato come illuminante ed è anche, come potete vedere, ben scavato. Non so se si capisce dal video, però comunque è ben scavato. Cercherò comunque, perché lo prelevo sempre di qua, solitamente faccio questo movimento e poi lo applico sul viso, adesso ne è un altro. Quindi quello che voglio fare è cercare di bucarlo. Sicuramente lo utilizzerò più nel periodo estivo, sia perché è un illuminante, come vi dicevo, in progetto smaltimento, sia perché questo odora ed è quello l'illuminante più adatto a me, mentre questo, essendo più tono dorato, lo vedo più adatto nel periodo estivo. Però insomma, non nulla è detto che io non lo usi anche domani, insomma. Comunque quello che ho scelto è questo qui, che spero di bucarlo, anche perché comunque dovrei cercare di bucarlo, questo qua. Resto con questa palette perché vi mostro l'ombretto. Ed è questo qui, che è un ombretto, non so se si vede, ma c'è un fosso accennato, perché cerco sempre di prenderlo di qua. Ed è un ombretto molto luminoso, che io vado ad applicare solitamente come punto luce. Un ombretto molto bello, ma che a volte io questa palette me la scordo, infatti l'ho messa in postazione, così tutti i prodotti dei progetti me li tengo in postazione, così so che la devo utilizzare, magari o per accennare il punto luce, o se non voglio, oppure magari su o palpebra fissa, ora vediamo. Comunque l'ombretto che dovrò bucare. L'ultimo prodotto che ho scelto è questo qui, un ombretto penso facile da bucare, anche perché oltre ad essere, come potete vedere, comunque abbastanza usato centralmente, sempre prelevato centralmente, questo qui è l'ombretto beige di Bottega Verde, che non credo facciano più, io ce l'ho da anni, infatti l'avevo anche tolto per metterlo in una palette, ma alla fine insomma, lo lascio qua. È un ombretto, ho scelto di inserire questo sia perché è un ombretto comunque che posso andare ad adattare tantissimo come ombretto luminoso su palpebra mobile, abbinandolo alla palette del progetto Pandette Palette, che è una palette tutta opaca che vi ho mostrato in un altro video e ho appena registrato. Quindi quello che voglio fare è bucare appunto questo qui. In realtà sarebbe bello che lo finissi, però insomma, avendo tanti prodotti diventa un po' difficile. In realtà in progetto 2020 non ho ombretti mono del genere, mi sa che ho messo solamente un ombretto. Sì, ombretti in crema luminosi, ombretti compatti, ne ho solo uno poi per la piega, quindi questo diciamo che diventa quello da mettere su tutta la palpebra. Nulla, ce l'ho fatta registrare anche questo video, anche perché è un video corto, quindi ce l'ho fatta. Ho registrato anche quello 19-2019, com'è andato? Ci sono tre video, come vedete, nella stessa modo vestita, e quindi ora vi saluto. Ah, prima vi ricordo che vi accenno, insomma, vi dico anche qui, come ho fatto nel video Pandette Palette, che gli aggiornamenti di questo progetto molto probabilmente saranno li pubblicherò come post sul blog. Non so questo 2020 come andrà, perché come il 2000 come andate il vedendo come è andato il 2019 e come è iniziato il 2020, non so i video come andranno, quindi vi accenno solo che vi dico solo che tutti gli aggiornamenti che ci saranno, qualsiasi tipo di aggiornamento, ve li pubblicherò poi, vi metterò il link qui sotto. Seguitemi comunque su Instagram e
magari così, se buco un prodotto subito vi metto la foto nelle story, o se magari riesco faccio qualche foto per il feed, o se farò comunque dei post sul blog, ve li accenno, ve lo dico sia nelle story che nella pagina Facebook. Quindi vi lascio comunque tutti i link qui sotto, io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!